benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Allora, ho portato Giorgia a scuola e adesso sono tornata a casa, così faccio un po' di lavori, c'è da stendere, devo pulire bene la cucina e poi volevo mettermi a stirare. Farò ritirare loro, io vado solamente a stendere, purtroppo sono fissata e quindi devo stendere io, perché come stendono gli altri non mi piace. Però almeno posso fargliela ritirare a loro e così intanto noi mettiamo a posto la cucina e via, ci sono un sacco di lavori da fare oggi. Ciao Micio, ciao. E niente, quindi andiamo, se no ci perdiamo in chiacchiere e non concludiamo niente.
siamo tornati a casa, come avete visto, cioè, non l'avete visto, ma sono andata a prendere Giorgia e poi siamo andate a fare due giretti. Siamo andate in discarica, ma era chiusa perché oggi c'era lo sciopero degli spazzini. Quindi alcuna roba è ancora in macchina, i sacchi per lo più. Abbiamo buttato solo il vetro perché siamo passati da una campana del vetro e l'abbiamo buttato. Poi siamo andate a restituire la tovaglia che avevo sbagliato. Purtroppo non ce n'erano altre che mi piacevano della taglia, della misura giusta, quindi mi sono fatta dare i soldi e boom. E poi siamo state dai cinesi. E abbiamo preso il dentifrici per i bambini, abbiamo preso questo dei gormiti, questo dei puffi e questo qui dell'unicorno. E poi per Giorgia si è voluta prendere questo spazzolino tutto colorato a unicorno. E invece per Giada abbiamo preso spazzolino dentifricio di Ladybug, visto che è fissata con Ladybug. E poi finalmente ho preso i taglieri nuovi. Sono di tre misure differenti perché quello lì rosso non ne può più, è tutto rovinato. L'altro bianco l'ho buttato via perché era rovinato anche quello, allora sono andata a prenderli nuovi e sono fatto così, così e poi questo piccino perché se magari uno deve tritare solamente uno spicchietto d'aglio non devo prendere quello. E poi sono andata a prendere le mutandine per Pia. Le abbiamo preso questi boxerini perché volevamo con le bambine, anche perché io mi consulto sempre con loro, provare a levarle il pannolino. Visto che ieri, mentre cioè, gli scappava la popò e si è seduta sul vasino, col pannolino indosso, però si è seduta col vasino, allora volevamo provare a metterle le mutandine e a vedere se riusciamo a levare questo pannolino. E gliel'ho prese così con il fenicottero viola, poi sempre con i fenicotteri è scritto regina così bianche, così con questo motivo ondulatorio, un altro motivo ondulatorio, un altro fenicottero però azzurro e sempre qui un fenicottero però rosa. E poi due o tre paia ce l'abbiamo che non vanno più bene a Giada e quindi vediamo se riusciamo a levare questo pannolino, vi terrò informati strada facendo. E poi adesso sono arrivati, vabbè, mentre non c'ero, due pacchi da Amazon e adesso li apriamo assieme, vi faccio vedere quello che ho preso e ovviamente vi lascio poi sotto in info box il link per arrivarci direttamente, così se vi interessano cliccando il link potete arrivarci e prenderli anche voi se vi sono piaciuti. Allora, il primo pacchetto conteneva questo astuccio che non si vede tanto dal video, ma è verde ed è l'astuccio per Gabriele per le medie. Io mi sto trovando veramente benissimo con i prodotti della Espak. Non è purtroppo una sponsorizzazione perché li abbiamo comprati noi, anche lo zaino che è costato 50 euro e puzza, l'abbiamo comprato noi. Però l'avevo comprato 2 anni fa sia a Manuel che a Giorgia e ci siamo trovati bene, perciò Gabriele gliel'ho detto, quando arriverai alle medie che compriamo i prodotti, cioè l'astuccio lo zaino nuovo, li prendiamo dell'Espak, però te li scegli tu col colore. E come avete visto, Gabriele ha scelti verdi. Sono due verdi diversi, però comunque è veramente un bell'astuccio. Sabrina, puoi aprirlo che non riesco perché ho solo una mano e con l'altra sto tenendo il telefono. Scusatemi. Prima stavo ridendo. È così, dentro è fatto così, ha questa cerniera. E poi qui ha queste portapenne. E poi qua c'è tutta la tasca profonda. C'è un bellissimo astuccio. Peccato che non ne sapevo l'esistenza di quando andavo a scuola io, perché sennò. E poi volevo farvi vedere, prima di passare al prossimo pacco, le unghie di Sabrina. Volevo farvi vedere il miglioramento. Vedete, vi ricordate com'erano le unghie?
Adesso in pratica solamente in due è rimasto, in questa qui della mano, ma le altre vanno ancora trattate. E anche qui vedete come sono migliorate? Anche nei piedi Anche sono nei migliorate. piedi, però adesso non ve le posso far vedere. Adesso un secondino e vi faccio vedere l'altro pacchetto. Di farvi vedere una cosa che ha comprato ed è la tenda zanzariera con chiusura a magneti e come vedete l'ha presa 140 x 240 e niente. Ciao, Nel dopo. secondo pacchetto Da invece una mano. abbiamo acquistato, Hai acquistato. no, abbiamo insieme questa piastra per i capelli Ti puoi fare i capelli in tre della modi. marca Babyliss Paris. Anche questa qui non è una sponsorizzazione, ma l'abbiamo comprata con i nostri soldi e fa i capelli in questi modi. Ci sono delle, adesso l'apriamo. Sì. Comunque dalla scatola dice 10 accessori, ci sono le pinze per fare i frisé, le pinze per fare, Gli ondulati. ah giusto, brava, gli ondulati, poi queste per fare i boccoli, le spazzole e le mollettine, poi vabbè, la La piastra per pasta per farle fare lisci, lisce. perché quella lì serve a me. Comunque, adesso la La apriamo. apriamo. Mamma, vedi che si apre da qua, eh. Ah, guarda, ti fa vedere con... Guarda, con questa li fa così. Con questa invece li fa così. Poi possiamo provarla. Aiuto. Questo qua serve per fare questi capelli qua. Mamma, quella lì è molto difficile da tirare fuori. Perché tiri fuori la... Perché siete lavati senza di lei? Giada! È la piastra! Stavo scherzando quando ti ho detto che era la fare. No, Pia solo si è fatta la pantina con i suoi piedini sotto. Vai, non ti devo dire. Sì, però vorremmo aspettare 105 Sì, vuoi farti i capelli lisci? Però magari chiudiamo la porta. Quindi, questo qua serve per farli super ondulati. Guarda, basta. Porca porca. Questa qua serve per farli lisci. Era un pezzo di carta. Guarda! Questa qui è la nostra piastra, che guarda. cos'è? Serve per farli ondulati. Che si tira su. Scusa, quelli per farli frisè? Questo. Ma sì che c'è, ci deve essere. E allora forse È questo. questo qua. No! Ah, Wow, questa è la piastra. Sì, non si tocca. Dov'è quel scatolino che avevi? È caduto. Lì dentro sono. Non ci sono qui dentro. Ma perché non ci sono? Come Quella lì l'hanno serve per fatto? fare i ondulati. Come l'hanno Bene, il fatto? mio entusiasmo è già finito. Mamma, come l'hanno fatto? Guarda! Sì, ma se non ci sono le piastre per i friseni, la spacco in fronte. Mamma, come sono fatti i frisè? Poi si mettono i miei capelli e si lascia lì 10 minuti. Ah, Sì, dall'altra serve per parte. fare questo, mettere questo ora. C'era già Aspetta. il frisè. C'erano già i È frisè. vero, sono... Ecco, guardate, da questa parte sono lisce dall'altro sono e frisè. invece di qua c'è per Mamma, poi vorrei farle farli frisè. iniziare a fare i frisè. Siamo calmi e non ci agitiamo. Quindi possiamo anche farli Bambina, fare bambina, non fare sciocchezze. a scuola. Di certo io non posso, Qua dato che sti capelli c'è lisci. un pulsante Per che si farla venire. schiaccia, poi si schiaccia qua, si leva. E si mette Questo e si tipo mettono questi qui, ma non quello. quelli, anche questi. Per far mettere, diciamo, quelli lì che non servono Io per pensavo già che erano le spazzole i capelli. per i Forse l'ho messo capelli. al È per contrario. quello che io e Giorno la mamma ti abbiamo detto quello. Ecco. Serve per Poi fargli... si Così. blocca e così si Qua apre ci metti i e si mette. capelli, li arriccio qua intorno e poi Questo qua invece aspetto un serve po' per di minuti, farli ma non troppo, sennò frisé. poi mi si staccano. E poi si mettono invece No, le questo qua serve per farli... Quello che Ecco, cos'è? le spazze.
Ok. L'ho pagata, se non sbaglio, 31. 35. Ecco, questo qua invece bisogna metterlo qui dentro. Questi qua. Ah, anche per le forcine. Mamma, invece questi qua serve da mettere qui dentro. Poi vi farò vedere anche come si infilano questi, proveremo a farli. Comunque, per il momento soddisfa le aspettative. Qui ci sono i libretti di istruzioni, eccetera. Un affare mi è già caduto, benissimo. Guarda. E c'è la garanzia. E poi non so se c'è un libretto delle istruzioni, ma comunque presto proveremo, la proveremo. L'ho presa perché per il la comunione di Sabrina e per la cresima di Giorgia, che vuole fare i capelli in qualche maniera. Ah, ecco, questo qua è per le istruzioni. Mamma, poi così. Magari anche prima della comunione. Comunque cresima. Poi proviamo. Sì. Poi proviamo. Comunque mi sembra molto carina. Ecco qua. Ho già messo quelli lisci, guardate. Vi lascio comunque il link in descrizione, così potete andarla a vedere e se vi piace devi stare ferma, però. Sì, lo so, sono così. Non lo so, non essere accesa, no, però. Beh, certo, non l'ho mai usata, dovrò imparare. Mamma, io ci ho guardato nei video. Devi allora, stare calma. Che poi sì, ti voglio far ma dire, devi stare calma. Adesso mettiamo via. E ci sono anche le forcine, non hai visto? Anche le mollette per tenere i capelli legati quando magari tipo questi, mentre fai questi sotto, così questi sopra stanno legati. E le forcine anche se Sabrina ha dei capelli bellissimi, che è un peccato stirarli, però se si vuole fare magari qualche, oppure magari per farli un po' più ondulati di quelli che ha, ecco. Comunque, fare da qua fino a era da un po' che la volevo prendere, l'ho sempre desiderata anche io, ma adesso così la posso usare per loro. Possiamo fare i frisée per Giada. Invece per me è lisci. Perché ondulati così ci vanno dei capelli più lunghi, tipo quelli di Sabrina. Mamma, poi hai i capelli corti. Quando sa che ti dovrei dire una cosa? Oppure ora, non so se posso dire. Aspetti. Perché? Potresti già provare per me il ti prego, Giada, non è da giocare però il frisee, adesso la mettiamo via, poi se la proviamo vi facciamo vedere. Allora l'abbiamo attaccata alla corrente e si è accesa, quindi adesso qua bisogna bloccare. No, è sull'1. Vuol dire che non lo ha. Ah no, è spenta e accesa, ok? Questo qua serve a quello, e quindi adesso aspettiamo che si scalda bene, poi proviamo a lisciare una ciocca di capelli di Sabrina. Ve la farò vedere prima e dopo. Quale ciocca? Così vediamo se funziona bene. Giovedì 1 luglio, quindi benvenuto luglio, speriamo che sia un mese buono, ovviamente sarà molto caldo, però speriamo che sia un mese buono. E ho appena portato Giorgia a scuola, adesso sto tornando a casa,
Volevo stendere e poi vado e poi devo scendere che devo andare a fare il 7:30. Intanto guardo se riesco a prendere già l'appuntamento per fare la domanda per gli assegni familiari e poi a mezzogiorno appunto devo andare a fare la visita e boom. E quindi questa sarà la mattinata, spero di sbrogliarmela in fretta così poi vengo a casa e posso andare avanti a fare i lavori, anche perché poi alle 3 devo andare a prendere Giorgia che esce da scuola e non so ancora bene se dobbiamo fare qualche commissione oggi, ma non mi sembra. E niente, manca pochissimo ormai alla cresima, che appunto oggi è giovedì e la cresima è domenica. Ah, devo portare Giada alle 4, deve andare dal dentista, quindi sarà un po'... Devo tornare a casa, poi prendere Giada, portarla giù dal dentista, cioè andare a prendere Giorgia e poi portare Giada giù dal dentista. Maurizio non sta tanto bene, ha male a una caviglia e ieri sera aveva la febbre, ma è portato sempre dalla gotta. Mi dice i reumatismi, ma i reumatismi non ti portano alla febbre, che sappia io. E invece questo accumulo di acido urico, sì. E io non so cosa dire perché veramente poverino. Vabbè, speriamo che si risolva presto, almeno per quanto riguarda appunto qui il per quanto riguarda adesso, visto che appunto domenica c'è la cresima dei bambini. Speriamo che si rimetta in sesto. E niente, quindi vado a fare questi due lavori e poi usciamo di nuovo. Ciao! Allora, è arrivato il vestito per la comunione di Sabrina. Ma vi spoilerò solo questa manica e basta. Il resto lo vedrete poi il 26 di settembre quando Sabrina farà la comunione. Della visita. Allora, dopo vorrei per piacere un Big tutto. Mac menù grande con Sprite perché oggi lo mangiamo tutti. Comunque io da lunedì sono a dieta e a dopo, le ricche ciao, con extra e vi racconterò tutto e vi farò vedere il Mac. Ciao. Eccomi qui, sono in modalità super relax perché oggi fa veramente un caldo pazzesco. Tra poco devo andare a stendere, a ritirare, a stendere. E poi domani mattina dobbiamo uscire. Ma domani pomeriggio la mia idea è di stirare. Vediamo se ce la faccio. Perché non ce la sto facendo per il momento. E quindi continuare a lavare e poi a mucchiare qua non serve a niente. Se non riesco a trovare il tempo per stirare. Comunque, sono andata a fare la visita stamattina, il dottore mi ha visitato e ha detto che tra le due cose che ho, quello che gli piace meno è questo linfonodo che ho ingrossato qui, che però secondo me da quando sono andata a fare l'ecografia è più piccolo, però magari è la mia impressione, e ha detto che in pratica devo fare la TAC, che questo mi provoca un po' d'ansia perché
Non ho mai fatto attack, quindi per me è tutto nuovo. E in più devo fare la visita del chirurgo, perché così tirano fuori questo per fare la biopsia. E poi penso che mi leverà anche quello dietro, non lo so. Sentiremo cosa dice il chirurgo. Comunque questo, poi ha detto che domani mattina vado a ritirare gli esami. Domani è il 2. E quindi devo portarglieli subito, così almeno li vedono. E dovevo aspettare poi che mi chiamassero per darmi l'appuntamento per l'attack. Mi hanno chiamato mentre stavamo mangiando. E ho l'attack l'8 di luglio. E quindi vediamo se cosa ne verrà fuori. Lui ha detto di stare tranquilla, stai tranquilla, vedrà che non è niente. Però comunque non è che ha detto, ovviamente non può dirti non è niente, perché non ha visto gli esami, non sa bene cos'è, quindi però ha cercato di rassicurarmi. Noi incrociamo le dita e speriamo che non sia niente. Poi, guardate, sono andata a fare la pulizia dei denti. Oggi pomeriggio sono andata a prendere Giorgia, poi sono andata dal dentista. Sono nel listing, sempre storti, eranina, felici e bianchi. Bellissimo. Così per la cresima posso fare un bel sorriso. Poi come avete visto stamattina è arrivato il vestito di Sabrina, anche di quello vi lascerò il link qui sotto in info box, così almeno se per caso vi interessa, no, non ve lo lascio, ve lo lascerò poi a settembre quando lo vedrete, adesso no. E poi sono arrivate le gomme, non ve le fate vedere, ma poi ve le farò vedere. Sono arrivate le gomme della macchina, sono veramente molto carine, le abbiamo prese su un sito, ve lo lascio qui sotto in info box, che si chiama Tutto Gomma, una cosa del genere. E sono arrivati, le abbiamo ordinate lunedì, sono arrivate oggi che è giovedì, 3 o 4 giorni, e le abbiamo pagate 50 euro l'una, sono 4 stagioni e quindi mi sembra ottimo. Adesso devo solo cercare, cioè chiamare il gommista per sapere quando ha un buco che posso portargli la macchina con le gomme, così almeno me le monto. E boh, adesso tra 10 minuti mi alzo, anche subito, bevo perché ho una sete, io non lo so. E poi vado a stendere, poi vado su, ritiro, stendo di nuovo, devo fare una lavastoviglie e poi e poi la giornata è finita e queste giornate non le sopporto sinceramente, non vedo l'ora che di avere un po' di calma perché non ne posso più. Vorrei anche andare al fiume. Però prima dobbiamo cambiare le gomme. Una volta che la macchina ha le gomme nuove sotto, allora andiamo al fiume. E poi devo portare, appunto, come vi dicevo, su Manuel da Ruth, che è la sua fidanzata. Però non so ancora se andare questa settimana che viene oppure se aspettare la prossima ancora, perché voleva esserci anche Giorgia, così mentre Manu va dalla sua fidanzata, Giorgia va da una sua amica che abita a Ovada. Adesso vediamo un attimo. Comunque ora mi alzo, vado a fare due lavori e noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Ora siamo qui per darvi una notizia. Oggi, allora, abbiamo comprato le mutandine, no? Però non gliele abbiamo ancora messe perché volevo aspettare di essere tranquilla a casa senza dover uscire. E
Pia ieri aveva le mutandine e si è fatta la pipì addosso. Oggi invece che aveva il pannolino perché le mutandine non gliele avevamo ancora messe, Pia è andata. Dove sei andata? Sul vasino? No. Sì, sei andata sul vasino e hai fatto la pipì. E la popò. Brava Pia! La cacca! Sì, hai fatto la cacca? Sì. Nel vasino? Sì. Che brava! No, pipì! Ma anche pipì? La cacca! Sì. Vabbè, comunque ha fatto la prima cacca e la prima pipì nel vasino. Adesso... Adesso vediamo se riesce a capire che prende il via. Siamo a posto. Cosa fai con quei piedini pusciolenti? No, gliel'ho lavati adesso. Saluta un po', saluta. Di un po', ciao. 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 Aspetta, cosa c'è? Niente. Allora, ho steso, con l'aiuto anche di Sabrina e Pia che hanno steso le calze e le mutande, così almeno la roba asciuga, e perché poi domani mattina dobbiamo uscire, così almeno la roba asciuga, poi domani quando arriva l'ombra ritiriamo, stendiamo di nuovo, così poi domani sera di nuovo verso quest'ora, così tipo 7:30, 8, ritiro di nuovo e stendo un'altra volta. Perché ci stiamo dando un sacco da fare, veramente, a lavare. Adesso, come vi dicevo, devo assolutamente trovare il modo, il tempo per stirare. Presumo che mi prenderò sabato e domani pomeriggio, quando non devo raccattare stand, cioè raccattare in realtà lo stanno facendo i bambini, io vengo solo a stendere perché come vi ho detto sono un po' fissata e quindi loro faranno, cioè loro ritirano e poi io vengo a stendere, così almeno facciamo un po' prima e perlomeno stringiamo un po' i tempi. Vabbè, adesso siamo qui e sono in camera, appunto. Pia sta continuando a fare su e giù e tra un po' le prende. Oggi abbiamo preso anche due misure perché stiamo valutando, cioè qualche cosina, qualche mobile nuovo lo dobbiamo comprare, come tipo le scrivanie per i bambini oppure la scarpiera, perché questa qua è tutta quanta fracassata, questa qui, e quindi dobbiamo comprarla nuova. E invece gli altri, alcuni, tipo come questo qua arancione, teniamo questa camera per adesso. I bambini appunto prenderanno quella che è di sotto, e questo qua io volevo portarlo giù per me Maurizio, ma devo capire dove metterlo, perché è vero che la sala in pratica per un annetto così è, la trasformeremo, grazie Pia, grazie, nella nostra camera, però non posso neanche riempirla di armadi, di mobili e tutto, quindi devo vedere dove metterlo, dove potrei metterlo. E niente, la sistemazione sta andando avanti, quindi presto l'home tour della casa arriverà prima dei lavori, e niente, quindi incrociate le dita per me. E adesso domani devo ricordarmi, perché domani mattina abbiamo un po' di giri da fare, ma devo ricordarmi in tutti questi giri di chiamare l'idraulico che abbiamo scelto, per vedere se può iniziare a venire a fare due cose che non segnano i lavori, quindi posso farle e farvele vedere. Vabbè, una è, deve andare a vedere la grondaia perché viene giù l'acqua, non scola giù bene, e quindi probabilmente perché sono tappate, e allora devo chiamare lui. E l'altro è andare a vedere l'infiltrazione, se c'è magari qualche tegola che si è spostata e tutto, e rimetterle a posto. Quindi queste due cose qui e anche gli elettricisti che devono venire non faranno un grossissimo cambiamento che va a cambiare, diciamo, com'è la casa adesso, nel senso, quindi non è bianco, non è niente. Quando inizieremo a fare quello poi vi farò vedere. Però vorrei riuscire a far uscire l'home tour prima, perché sennò diventa un po' un casino. Quindi adesso mi ci metto sotto, tanto la prossima... Ah, mi ha chiamato, non so se ve l'ho già detto, mi hanno chiamato e ho l'attack giovedì prossimo, l'8 luglio.
Quindi nei giorni che non dobbiamo scendere, che non dobbiamo fare niente, stiamo a casa, così io vado avanti, sistemo le stanze, perché poi dobbiamo iniziare anche a dare il bianco. E quindi quello lì sarà una situazione pesante. Poi invece per la botola siamo andati a vedere, mamma ha detto che se solo il pannello, basta cambiare solo quello perché la scala è attaccata con delle viti, quindi dobbiamo prendere le misure del pannello e così poi lo vado a prendere alla prealpina. Dobbiamo ancora scegliere di che colore verniciare questo pannello, perché lei mi ha detto l'importante è trattarlo, e forse il nostro errore, non forse, sicuramente il nostro errore è stato anche quello di passarci con il bianco sopra. Essendo acquoso il bianco, cosa fate? Quello lì, essendo di legno, si è impregnato e si è come si dice, gonfiato. C'è anche da dire che questo pannello ha almeno 20 anni, quindi può anche darsi che un pannello di legno dopo 20 anni e avendo preso un po' di umidità dica io non ne posso più, per favore. Lì vedete c'è la muffa, solamente la sto in cima, per favore cambiami. Che poi volevo farvi vedere se riesco. Vedete, è aperto solamente qui, perché laggiù in fondo è buono, però è da cambiare assolutamente. E siccome volevamo verniciarlo, adesso dobbiamo decidere di che colore. E siccome, beh, aspetta, cosa c'è? Cosa c'è? È fuori, Brina? Anche io fuori. Anche tu vuoi andare fuori? Siccome volevamo appunto verniciare per dargli un aspetto più nuovo gli stipiti, e visto che questo qui in camera dei bambini, beh, non vi dico ancora il colore, comunque volevamo, gli ho detto a Maurizio, visto che lo prendiamo e se no poi ci avanza, possiamo usare lo stipite, il colore dello stipite anche per la bottolina, per darci quello, in modo che è più protetto con la vernice. Quindi adesso vediamo se va bene, se abbiamo deciso che sarà così. Dobbiamo solamente capire come... Piano! No, questo è di Jadan. Scusate, dobbiamo vedere bene come si smonta, come si monta la... Perché per esempio l'apertura è tutta arrugginita. E come fare per sistemare queste cose qui, e poi perché per non comprare una nuova, perché sostanzialmente la scala è ancora buona ed è un peccato cambiare tutta la scala solamente perché la botola si è gonfiata e l'apertura è un po' arrugginita. Al massimo cambiamo solo queste due cose e basta. Mamma, la bambina si è messa le ciabattine del contrario. E adesso tu la metti lì e le cambi, adesso arrivo anche io. E buon, quindi io adesso vi saluto, così... Pia, le devi mettere diritte le ciabattine, sennò ti vengono i piedini storti. Non guai, è vero che ti vengono i piedini storti? Io. Infatti Pia ora ha anche le mutandine. Guardate, aspettate, ecco, ok. Mutandine. E niente, quindi adesso noi vi salutiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia. Un po', ciao. E spero che riusciremo anche a trovare giornate per andare al fiume o per andare da Sara, perché infatti ci sono anche arrivate le gomme ci sono anche arrivate le gomme, quindi dobbiamo anche prendere appuntamento col gommista per andarle a cambiare, perché se mi fermano mi mettono in galera, così almeno un'altra cosa da aggiungere alla sfortuna di questo periodo. E poi è arrivato, vabbè, ve l'ho fatto vedere, un pezzo di manica del vestitino di Sabrina. Io mi ci sono innamorata. Basta. E poi cosa vi volevo dire? Delle gomme. Ah, e poi dobbiamo anche fare la revisione entro fine luglio. E quindi bisognerà anche sistemare due o tre cosine che sono rotte nella macchina, se no non passa la revisione. Stamattina ho anche sentito le pastiglie dei freni che facevano un brutto rumore, quindi sicuramente sono da cambiare. E basta, infatti la prossima tappa dopo
Il gommista è sicuramente il meccanico per preparare la macchina alla revisione. Infatti, ma voglio muovermi anche perché, come vi dicevo, volevo portare Manuel dalla sua fidanzata. Ma se non mi muovo a sistemare la macchina, il tempo passa, arriva a settembre e si rivede a scuola. Quindi devo cercare di sistemare questa cosa. Le gomme sono la cosa più importante. Per la revisione, se non ho letto male, c'è tempo fino a fine luglio, hanno avanzato, hanno allungato i tempi, però comunque dobbiamo farla, non è che si può aspettare. Vabbè, adesso vado, così andiamo a mangiare. Io vi mando un bacione e... No, ci vediamo. Aspetta, stavo pensando all'hashtag di questo video. Hashtag nuove gomme. Ok, hashtag nuove gomme e io vi ringrazio se siete arrivati appunto fino qui, fino all'hashtag, e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, perché questo qui uscirà per voi venerdì, e quindi lunedì ci vediamo con un nuovo video e niente, e buona serata, buona giornata, buona notte, dipende quando guarderete questo video. Un bacione. Buon pranzo. Buon pranzo, un bacione e ci vediamo lunedì. Ciao. Ciao. 1, 2, 3, come on.